In occasione del 140° anniversario della morte, la figura dell'ultimo duca di Modena, Reggio Emassa Carrara, Francesco V d'Austria-Este, è stata ricordata con una messa celebrata nella chiesa di Santa Maria delle Assi. Il nostro servizio. La figura dell'ultimo capo di Stato modenese Francesco V d'Austria-Este, duca di Modena, Reggio e Massa Carrara, è stata ricordata con una cerimonia religiosa che si è tenuta nella chiesa di Santa Maria delle Assi di Corso Canal Grande, ora gestita dalla Confraternita della Santissima Annunziata. A celebrare la messa organizzata dall'Associazione Culturale Francesco V d'Austria-Este è stato chiamato Don Giorgio Bellei, parroco della Chiesa dello Spirito Santo di Via Fratelli Rosselli. Nel 1800, a metà dell'Ottocento, Francesco V esprimeva col linguaggio di quell'epoca questi idee. L'autorità, un governo, non può nascere sotto il basso. Deve essere fondato su qualcosa di più grande, di assoluto. Perché un governo che nasce dal basso è quello in cui, in virtù del potere assoluto del numero 5 delinquenti, contano di più di 3 amici. Siamo rimasti in pochi a Modena a ricordare la figura dell'ultimo duca della nostra città, Francesco V, e ci troviamo ogni anno il 20 di novembre, anniversario della sua morte, avvenuta il 20 novembre del 1875, per pregare per lui e per ricordarlo, donandogli il dono della messa e della preghiera. La città di Modena è ormai in memore degli estensi, mentre ad essa deve tanto. Modena, dicevo, non ricorda gli estensi. E un segno di questo per me è anche quel tondo di marmo bianco che è stato messo dall'amministrazione comunale, penso, sul luogo della forca di Ciro Menotti, dove il duca Francesco IV, che lo condannò a morte, viene chiamato Mutine Tyrannus. Non sono stati tiranni gli estensi nei confronti della nostra città, meritano di essere ricordati e anche ringraziati. Modena non sarebbe diventata una piccola capitale europea se non avesse avuto gli estensi. La messa di suffragio in ricordo dell'ultimo duca estense è per la città di Modena una tradizione che fu rispettata per 40 anni dal 1875 al 1915, anno dell'entrata in guerra del Regno d'Italia contro l'Austria-Ungheria. Dopo un lungo periodo di sospensione, la tradizione è stata ripresa a partire dall'anno 2000 dall'Associazione Francesco V d'Austria-Este, a cui va anche il merito di aver realizzato la nuova sistemazione della tomba dell'ultimo duca modenese a Vienna, anche grazie all'interessamento e al contributo del Comune di Modena. Quest'anno la scelta di celebrare la messa di suffragio è caduta sulla chiesa di Santa Maria delle Assi, per caso. È una chiesa che conserva nel primo altare laterale a destra, entrando, una reliquia del sangue di Gesù, del prezioso sangue di Gesù, che arrivò a Modena e fu donata al duca Alfonso. Arrivò a Modena probabilmente da Mantova, dove nella Basilica di Sant'Andrea si venerano le due ampolle del sangue, che fu raccolto dopo che Longino, il soldato romano, trafisse il costato di Gesù sulla croce. Qualcuno dice che questa reliquia è venuta anche da Ferrara, dove una parte di questo prezioso sangue era stata trasportata. Il duca fu donata al duca questa reliquia e il duca stabilì che fosse custodita in questa chiesa di Santa Maria delle Asse, detta così per un ponte di legno che attraversava il Canal Grande per renderne possibile l'accesso, stabilì che fosse custodita in questa chiesa. Oltre a queste brevi notizie, occorre aggiungere che Francesco V, negli ultimi anni del suo regno, donò 1.000 lire dell'epoca alla chiesa di Santa Maria delle Asse per abbellire l'altare e per il restauro del tabernacolo che conserva questa preziosa reliquia. Un motivo in più per trovarci il 20 novembre scorso in quella chiesa.